Nuova legge regionale sugli interventi di ristrutturazione edilizia fa tappa anche a Barletta nell'ambito di un percorso partecipato pensato per illustrare alla comunità l'importante provvedimento legislativo regionale in vigore dal 21 dicembre 2023. Il consigliere regionale con delega all'urbanistica Stefano La Catena grimita per l'occasione la Sala Rossa Palumbieri del Castello di Barletta, testimonianza di quanto l'argomento coinvolga una larga platea di utenti, ordini professionali, associazioni di categoria e dei sindacati, ma anche imprenditori, privati cittadini e amministratori locali. La novità più importante rispetto al passato è che il potere ritorna ai comuni, mentre con la legge regionale 14 venivano esautorati del potere di pianificazione, oggi i comuni tornano protagonisti perché conoscono meglio il loro territorio e sanno come applicare questa legge. È una legge che ha voluto dare chiarezza, stabilità e soprattutto semplificazione dei procedimenti amministrativi, perché i comuni dovranno approvare una semplice delibera con cui dire dove applicarla in ragione della maggiore conoscenza che hanno del territorio. È evidente che le maggiori premialità verranno date all'interno del tessuto urbano, è una legge che riguarderà il territorio residenziale della città con alcune specificità importanti, perché consentiremo gli interventi sugli immobili da destinazione terziaria industriale all'interno del tessuto urbano, con vocazione sociale, altra importante novità della legge. Quindi non chiacchiere sul consumo del suolo, con questa legge si diminuisce il consumo del suolo, non chiacchiere sulla neutralità energetica, con questa legge noi cerchiamo di portare gli immobili nella categoria che ci viene imposta dalla Comunità Europea. Non chiacchiere sull'ambiente, questa legge prevede la possibilità di delocalizzare volumi all'interno di aree tutelate. Come vedete, molte volte declinarli in maniera, diciamo, generica è facile, ma con una semplice legge abbiamo dato una risposta importante a una tematica che è abbastanza sentita sul territorio pugliese. L'intento del ciclo di incontri è quello di fornire un contributo tecnico anche alle amministrazioni comunali al fine di rendere la legge regionale applicabile in ogni ambito territoriale. I comuni dovranno semplicemente fare una delibera in virtù delle zonizzazioni del proprio territorio. Questa legge, come ho detto, è molto semplice. Usciamo dalle incertezze dell'impasse del piano casa. Ricordiamoci che il piano casa era una norma straordinaria ed urgente. E la Corte Costituzionale ha detto alla Puglia basta, perché così non si va avanti, perché si smortifica la pianificazione, ma soprattutto si mortifica i ruoli dei consigli comunali. Al tavolo dei relatori il sindaco Cosimo Cannito, l'avvocato Gennaro Cefola e il consigliere regionale capogruppo di CON Giuseppe Tupputi. Barletta risponde come sempre presente a questo tipo di iniziative che sono rivolte alla cittadinanza, sono rivolte alla pianificazione futura di quella che può essere la nostra città, ma soprattutto la regione risponde presente sempre comunque a fianco del comune di Barletta. All'idea di quelle che possono essere le sterili polemiche di tipo ideologico e partitico, la regione e il Comune di Barletta, d'intesa, come sempre, continueranno ad andare avanti e a pianificare il futuro di questa città. Barletta, l'abbiamo detto in passato, merita di più, questo è il momento di dimostrarlo. Una legge regionale di fondamentale importanza che contribuisce al superamento della stagione del piano casa, introdotta in Puglia con la legge 14/2009 e della legge 20/2022, norme per il riuso e la riqualificazione edilizia di cui si dispone l'abrogazione.